controlli nelle zone della Movida, sequestrata droga e false griffe, operazione della finanza, nei luoghi a più alta frequentazione turistica in Versilia e a Viareggio. Ingorghi a ripetizione in via delle Tagliate a San Concordio, le maggiori difficoltà per il traffico dopo la chiusura per lavori del cavalcaferrovia di Viale Europa. Notte magica a Montalfonso in 3000 per Gianni Morandi, grande successo per il concerto dell'Eterno Ragazzo della canzone italiana. Prima dello spettacolo il presidente della regione, Eugenio Giani, gli ha consegnato il Pegaso d'Oro. Lombardia B e Repubblica Ceca, campioni d'Europa al ciocco, la squadra lombarda vince il titolo continentale nella prova Under 15, superando Austria e Polonia. Tra gli Under 17, successo dei cechi. Venerdì si assegnano i titoli dello short track. Una buona Lucchese nella notte del forte, vittoria per 3-0 dei rossoneri di Gorgone nella prima uscita stagionale contro il Real Forte. Assegno Fedato, De Maria e guadagni, infortunio a Tiritiello, si attendono novità di mercato. Bentrovati con questa edizione del nostro telegiornale. Bene, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, la cronaca. Partiamo dall'operazione della Guardia di Finanza che sta intensificando i controlli nei luoghi della Movida. In Versilia sono stati sequestrati droga e articoli contraffatti. Sentiamo Luigi Casentini. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, nell'ambito anche del piano coordinato con la Prefettura, in particolare riguardo, in questi ultimi giorni, alle zone della Movida, della stazione ferroviaria di Viareggio e della Pineta di Ponente, oltre a quella a maggior presenza di turisti di tutta la Versilia. In tale contesto sono stati eseguiti due servizi mirati, volti alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti, con l'ausilio di unità cinofile in forza ai reparti del corpo di Massa Carrara, che hanno permesso di sorprendere 14 soggetti, tutti italiani, fatta eccezione per un cittadino marocchino, con circa 80 grammi complessivamente di sostanze tipo hashish, cocaina, chetamina e dosi pronte all'uso. Nei due interventi sono state controllate oltre 100 autovetture e identificate circa 240 persone. Per quanto riguarda il contrasto alla vendita di merce contraffatta, sulle passeggiate della Versilia in prossimità degli stabilimenti balneari sono stati sequestrati 200 articoli, soprattutto borse e accessori vari, con griff d'alta moda, risultati poi falsi. Andiamo ad Altopascio, la questura chiude per 5 giorni una pizzeria in piazza Tripoli. Non molla la presa su Altopascio la questura di Lucca dopo l'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 6 giovani originari del Marocco accusati di spaccio di stupefacenti in piano centro. In particolare nelle ultime ore è stato eseguito un ulteriore servizio straordinario con la copertura aerea dell'elicottero del reparto volo della Polizia di Stato che ha consentito l'identificazione di alcuni soggetti sospetti di cui 3 accompagnati in questura e messi a disposizione dell'ufficio immigrazione per la successiva espulsione dal territorio nazionale. Nel contempo il questore di Lucca, Dario Sallustio, sempre a seguito della recente attività investigativa, ha disposto la chiusura temporanea per 5 giorni di un locale di Piazza Tripoli, la pizzeria Il Vesuvio. Il provvedimento, ha spiegato la questura in un comunicato, è stato emesso in quanto è emerso come il locale fosse un punto di ritrovo abituale per lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei soggetti arrestati. Le attività di questi giorni si inseriscono nell'ambito di un'articolata strategia di polizia mirata a restituire ai cittadini la massima vivibilità del contesto urbano, spiega sempre la questura di Lucca, attuata sia attraverso l'attività investigativa che si è conclusa con gli arresti, sia attraverso numerosi servizi straordinari di controllo del territorio. Ci occupiamo adesso di scuola. Lucca, consiglio comunale aperto per discutere delle problematicità legate a tagli e classi pollaio. Manca poco più di un mese al ritorno sui banchi di scuola per migliaia di studenti sul territorio. Con l'avvicinarsi della scadenza, la minoranza di centrosinistra ha chiesto e ottenuto un consiglio comunale dedicato, aperto a docenti, studenti e famiglie. La seduta è stata occasione per fare il punto sulla situazione degli istituti in ambito comunale, con particolare riguardo alle problematiche che lo scorso anno hanno rallentato la ripresa della didattica tra tagli e classi pollaio e carenza di docenti e personale scolastico.
Tutti gli anni ci deve essere questa attenzione, tutti gli anni bisogna controllare i dati perché ci sono sempre svantaggi per le famiglie e per i ragazzi, ma questo non è un problema di pochi, come dice Don Milani, se si tratta da soli è un problema individuale, ma quando è la città che se ne fa carico diventa un problema politico. L'amministrazione non rileva al momento particolari criticità e assicura l'impegno in sinergia con enti, operatori e famiglie per garantire il diritto allo studio di tutti i cittadini. Il fatto di essere in comunità e di essere in comunione di intenti, questo è fondamentale per la ripartenza delle scuole che attendiamo a settembre. Nel corso dell'assemblea è intervenuta anche la nuova dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Ilaria Baroni, che rassicura riportando dati in linea con quanto previsto dalla normativa. Nessuna irregolarità sul territorio comunale, chiarisce Baroni, già previsto un incremento della dotazione per alcuni istituti della Piana tra Capannori e Alto Pascio. È una situazione sostanzialmente positiva quest'anno. Parlo di un dato medio evidentemente, però è un dato che a livello di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è intorno ai 20 alunni per classe come dato medio, che è un dato decisamente positivo. San Concordio, traffico e ingorghi a seguito della chiusura del cavalca ferrovia di Viale Europa. Egidio Conca. Inevitabile che la chiusura per lavori del cavalca ferrovia di Viale Europa provocasse disagi al traffico. Il flusso veicolare si dirige sulle vie alternative, via Ingrillini ad est e il cavalca ferrovia di San Donato ad ovest, dove infatti nelle ore di punta e non solo si registrano rallentamenti e code. Ma è soprattutto in via delle Tagliate, a San Concordio, che si stanno verificando gli inconvenienti maggiori. La sede stradale in alcuni punti è particolarmente stretta e a causa del passaggio a livello, che resta chiuso per il transito anche di più treni, si creano spesso veri e propri ingorghi che arrivano fino a via Bandettini da una parte e via Sercambi dall'altra. E quando anche i mezzi più o meno pesanti si ritrovano in questa piccola viabilità, i guai sono ancora maggiori. Una soluzione che potrebbe essere presa in considerazione dall'ufficio traffico del comune per evitare ingorghi sarebbe quella di rendere via delle Tagliate a senso unico in direzione città e far transitare invece i mezzi diretti in direzione opposta da via Franceschini, traversa che collega via San Donato con via Bandettini. I disagi comunque, lo ricordiamo, sono temporanei e dovrebbero terminare con il 15 di agosto, data fissata come termine dei lavori sul cavalca ferrovia, anche se non si esclude che la ditta incaricata possa finire l'intervento in anticipo, condizioni meteorologiche permettendo. Approvato il piano regolatore del porto di Carrara. Il comitato di gestione ha approvato all'unanimità l'adozione del piano regolatore portuale del porto di Marina di Carrara. Il piano individua le aree portuali e la loro destinazione funzionale che configureranno il futuro del porto. Il presidente dell'autorità portuale, Mario Sommariva, ha commentato: «Si tratta di un evento davvero importante, il porto attuale non è più adeguato alle nuove esigenze del territorio. Il porto non si contrappone allo sviluppo dell'economia basata sugli stabilimenti balneari, ma sarà, grazie all'utilizzo per il rimpascimento delle sabbie di dragaggio, un alleato serio ed affidabile per rafforzare nel suo insieme il turismo balneare e il traffico commerciale». Il comitato di gestione ha adesso dato mandato al segretario generale di trasmettere la delibera al comune di Carrara e alla regione toscana, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il parere sulla coerenza di quanto previsto e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza. Grande successo per il concerto di Gianni Morandi alla fortezza di Montalfonso a Castelnuovo Garfagnana. Gianni Morandi conquista la fortezza di Montalfonso. L'energia straordinaria dell'eterno ragazzo ha travolto i circa 3.000 fan arrivati a Castelnuovo per assistere allo spettacolo Go Gianni Go. Oltre due ore di concerto per l'instancabile artista 78enne che con la sua band d'eccezione ha ripercorso i brani più amati della sua lunga carriera fino ad arrivare alle ultime hit. Perfetto padrone del palcoscenico, Morandi ha scherzato con il suo pubblico senza età. Bambini, genitori e nonni hanno cantato e ballato senza sosta sulle canzoni che hanno fatto da colonna sonora a tante vite e all'Italia intera. Da Occhi di ragazza ascende la pioggia, passando per Andavo a 100 all'ora e l'omaggio a Lucio Dalla con Futura, senza dimenticare In amore e l'emozionante duetto con la bravissima corista Silvia Olari.
sulle note di Bella Signora, lo showman scende tra la folla e si lascia abbracciare dai fan. Traccia dopo traccia, Morandi conduce verso la fine del concerto, passando in rassegna gli ultimi successi e i brani intramontabili. Evviva, apri tutte le porte, uno su mille e ovviamente fatti mandare dalla mamma. Tu digli a Bertoccio che sono geloso, che se lo rivedo spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Passate le 23:30 quando il palco si spegne, lasciando i fan ancora emozionati per la serata. Bellissimo! Tanto! Meraviglioso! Meraviglioso! Bellissimo! La canzone preferita? Evviva! Poi tutte! Tutte! C'era un ragazzo che come me. Tutte! A me piacciono tutte! E prima del concerto Morandi ha ricevuto dal presidente della regione Eugenio Giani il Pegaso d'Oro. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha consegnato il Pegaso d'Oro a Gianni Morandi a nome del Consiglio regionale della Toscana. Lo ha fatto poche ore prima del concerto che si è svolto a Castelnuovo di Garfagnana nell'ambito del festival Monte Alfonso sotto le stelle. Giani, alla presenza del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e di molti amministratori, ha sottolineato le motivazioni che hanno spinto ad assegnare il simbolo della Toscana a Gianni Morandi. Perché è il simbolo della musica popolare e che coinvolge tutti gli italiani come nessun altro, ma accanto a questo valore culturale ha sempre manifestato un attaccamento, un amore particolare per la Toscana. Il premio anche per l'artista ha assunto un significato particolare in quanto consegnato nel giorno della strage di Bologna, come ha detto ai nostri microfoni Morandi. Che tra l'altro la mattina mi avvicinai proprio attratto, volevo vedere cosa era successo, questo sfregio enorme alla nostra città, alla nostra gente, poi non erano solo bolognesi. Può assumere un significato ancora più forte di vicinanza fra la Toscana e l'Emilia e quello che è successo a Bologna quel giorno. Gianni Morandi si è detto soddisfatto per aver accettato di fare questo concerto in una location molto particolare come la fortezza di Monte Alfonso, nel cuore della Garfagnana. Unico, magnifico, fantastico, non ero mai venuto, forse uno è anche un piacere venire per la prima volta in un posto nuovo, quindi sono molto contento di esserci. Ci spostiamo a Viareggio per l'omaggio trionfante alla leggenda della lirica Enrico Caruso. La Fondazione Festival Pucciniano e la città di Viareggio hanno reso un commovente omaggio al più grande tenore della storia, Enrico Caruso, in occasione dell'anniversario della sua scomparsa avvenuta a Napoli il 2 agosto 1921. L'evento, organizzato giovedì sera in Piazza Mazzini a Viareggio, dove è allestito il palco della bellezza, ha visto riunirsi gli amanti della lirica per celebrarne la memoria. Una serata tra musica e racconti che ha fatto parte del più ampio programma delle celebrazioni organizzate dal Comitato Nazionale, di cui fanno parte sia Viareggio che la Fondazione Pucciniana. Enrico Caruso era il mio bisnonno, esattamente, e noi ci siamo trasferiti neanche a farlo apposta qua nella bellissima città di Viareggio, dove tuttora risiediamo e che non abbandoneremo, spero, mai. L'iniziativa è stata caratterizzata da performance indimenticabili dei talentuosi artisti lirici protagonisti della Puccini Festival Academy, Maria Cristina Napoli, Yo Otahara, Romina Cicoli, accompagnate al pianoforte da Silvia Gasperini. Ospite speciale della serata, omaggio a Caruso, il tenore Amadi Laga. Il concerto è stato intervallato da narrazioni su Caruso del drammaturgo Simone Dini Gandini. Con l'applauso unanime il pubblico ha dimostrato il proprio affetto e riconoscimento per Enrico Caruso, mentre il suo spirito e la sua voce risuonano ancora oggi ispirando e toccando i cuori di coloro che amano la musica e l'arte lirica. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, una breve pausa e subito dopo la nostra pagina sportiva.